Per Cagliari Online, l'edizione flash del TG Web di Facebook di Castelduomo Online, questo pomeriggio siamo tornati all'interno del laghetto, del piccolo parco di Via Cadello, dove ci sono gli uffici della provincia. Potete anche vedere che ci sono due splendidi cigni, c'è una parte del laghetto che avevamo filmato e mostrato anche la settimana scorsa, era già pieno d'acqua ma era purtroppo vuoto, quell'altra parte che stiamo indicando in questo momento, il colore dell'acqua non è certamente uno dei colori migliori, come si suol dire, in fatto proprio di limpidezza. Almeno però in questo momento possiamo proprio assistere che dopo la nostra denuncia finalmente gli operai hanno provveduto a riempire d'acqua quel laghetto. Ci facciamo un giro proprio per vedere la situazione di questo piccolo parco che potete vedere sta proprio dinanzi agli uffici dell'ex provincia, ora Pro Service, un giardino che è comunque curato. Possiamo vedere anche laggiù, vedete, ci sono delle anatre che stanno in mezzo al verde. Adesso ci dirigiamo sull'altro lato, dove ricordiamo c'è anche un ponte, un piccolo ponticello in legno. Eccole qua, le piccole anatre. Eccole, ce ne sono anche degli altri in questo splendido e piccolo giardino, questa piccola oasi dove potete vedere ci sono degli splendidi anatroccoli, anatre. Eccole qua, che passeggiano tranquillamente e indisturbate. Ecco la parte del laghetto che purtroppo avevamo filmato in maniera desolatamente vuota. Laggiù in fondo vi avevamo mostrato anche una voliera dove c'erano dei piccoli anatroccoli con la mamma. Questa è l'altra parte del lago pieno d'acqua. Perlomeno adesso gli animali possono comunque utilizzare queste vasche a loro piacimento. Ancora questa parte del muretto non è stata ripristinata, sta ancora qua, buttata dall'estate scorsa. Per Cagliari Online, l'approfondimento della TG Web di Castelduomo Online, per ora è tutto, vi rimandiamo alle prossime edizioni.